là, si sta proprio a sudà. L'adozione si sta sudando davvero molto molto tanto. Eccoci qua con una nuova recensione. Io non, veramente non ce la faccio. Ciao amici, sono Alessia e vi do il benvenuto sul canale di Kaleidoverse.it. Come state? Eccoci qua un nuovo venerdì con una nuova recensione. Avete visto la recensione di settimana scorsa? Vi è piaciuta? Se non l'avete vista, recuperatela. Io come al solito, prima di iniziare, vi ricordo di attivare la campanellina degli avvisi per non perdervi nessun video, lasciate un like e un commento a questo video e se vi va, condividetelo sui vostri social. Eccoci qua con una nuova recensione. Oggi infatti parleremo di Nostalgia. Nostalgia è un film del 2022 diretto da Mario Martone, scritto da Mario Martone e Ippolita Di Maio e liberamente ispirato al romanzo di Herman Norea, Nostalgia, del 2016. Il film è arrivato nelle sale italiane il 25 maggio, distribuito da Medusa Film, ma presentato in anteprima al Festival di Cannes il 24 maggio. Nel cast troviamo Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Francesco Di Leva, Nello Mascia. La storia parla di Felice che torna dopo 40 anni nel suo quartiere di origine, Rione Sanità a Napoli, dopo essere stato appunto per 40 anni lontano da Napoli. Infatti lui in giovane età, 15 anni, si trasferisce, scopriremo poi durante il film, obbligato in un certo senso, a El Cairo. Torna per andare a trovare sua madre e lì riscopre e ricorda il suo passato proprio a Napoli, le amicizie perdute, le esperienze di vita che in quei 15 anni lo hanno segnato definitivamente. Questo film non mi è dispiaciuto, ok? Partiamo già che non mi è dispiaciuto, ma non credo sia uno dei migliori film di Mario Martone. Ho preferito di gran lunga Capri Revolution e Qui rido io, ma proprio di gran lunga, e credo non sia nemmeno la migliore interpretazione di Pierfrancesco Favino, e anche, ci darei a dire che io sono una gran fan, non è stata la migliore interpretazione di Tommaso Ragno, o meglio, secondo me sono stati anche molto bravi. Io ovviamente metto sempre il punto sull'aspetto dell'attorialità. Sono stati anche molto bravi loro due, sono dei grandissimi attori. Il problema è che per un film del genere erano necessari attori napoletani. C'è stato un monologo, oddio se ci penso ancora mi viene da ridere, di Tommaso Ragno, che è un po' l'antagonista proprio in termini così, un monologo in napoletano che davvero, io ero in sala, era molto drammatico il monologo, e lui, devo dire la verità, è stato bravissimo, ma quando parlava ti faceva ridere, soprattutto da campano, e da campana nel mio caso, è stato un po' bizzarro. Lo stesso Favino, nel senso che, andateci preparati a vederlo, perché a questo punto mi prendo la briga di prepararvi, lui appunto nella storia, Felice, interpretato da Favino, ha origini napoletane, cioè ha vissuto fino a 15 anni a Napoli per poi trasferirsi appunto a El Cairo. E praticamente quando parla in italiano parla un pochino così, non lo so fare neanche io perché è tremendo, cioè sembra un po' quando lui fa le imitazioni, no? dell'accento arabo. Per quanto è bravi, cioè, a Favino non gli puoi dire niente comunque, cioè, un po' sta zitto e dici sei un grande, perché è un grande. Però sembra un po' una macchietta e credo che comunque non sia stata una sua scelta, perché poi all'improvviso inizia a parlare in napoletano, è un napoletano scrauso, perché è anche un napoletano dialettale, visto che viene messo il punto in questo film sul Rione Sanità, quindi lì si parla e si sente il vero napoletano. Cioè, sarebbe difficilissimo per me che sono campana e non sono di Napoli, figuriamoci per una persona che quella campagna non c'entra niente. Ecco, secondo me questo è stato un po' un errore, cioè mettere un grande attore, anzi più attori molto bravi, in un film che non sono di quel posto. È un film molto caratteristico, quindi è un po' fuorviante, strano sentire, no, questo accento, Dio mio, cioè il boss, il cattivo interpretato da Tommaso Ragno non sa parlare napoletano, e in teoria nella storia è una persona che non è mai uscita dal Rione Sanità,
Quindi fai un attimo, dici, ma che sta succedendo? Ma è sta roba? Ma non sto a capire. Vabbè, in sé per sé la storia è molto interessante. È bella perché, a mio parere, ti lascia con l'amaro in bocca. Ha un finale che non è così tanto a sorpresa, è, diciamo, te lo aspetti fondamentalmente, e te lo aspetti anche se conosci il paradigma dei film, di come si guarda un film, a parte gli scherzi, è un finale amaro che un po' ci si aspetta, ma è giusto aspettarselo, e esci dalla sala comunque con tante domande, con una riflessione sul fatto che se nasci in un determinato posto, a volte è difficile uscirne, è difficile riscattarsi. Non è impossibile, ma è molto difficile. Tutto sommato ho trovato il film comunque ben fatto, non è stato un brutto film, è piacevole, però ci sono secondo me delle robe molto importanti appunto proprio nello scegliere gli attori per questo film, che secondo me determinano un'ottima da una buona riuscita. Non è italiano quello che ho detto, ma avete capito. Ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito anche oggi. Noi ci vediamo venerdì prossimo alle 15 su questo canale. Vi ricordo che nell'info box trovate tutti i nostri link per i nostri canali social, Facebook, Instagram, TikTok, per il mio canale Instagram. Ci trovate sul sito www.kaleidoverse.it. Io vi saluto, vi inondo di bacini e buon cinema!